Ciao a tutti e ben ritrovati. Desideravo informarvi, di una novità a partire da domani sul canale. Vi ricordate che avevamo detto io e il Delo che avremmo giocato delle partite integrali, diciamo, della Serie A e della Serie B. Integrali intendiamo match di 15 minuti con PES, che già sono tanti se considerate che con un fallo potete volare fuori nel giro di 2 secondi. Comunque, questo cosa succede quindi? Che per esempio a partire da domani Parma va a giocare la prima partita di Coppa Italia, Salernitana-Parma. A seguire, per esempio, in campionato, alla prima la Juventus affronta il Sassuolo. Quindi queste partite qua, come tantissime altre in futuro, compreso quindi partite del Parma, partite della Juventus, ma anche partite per esempio di cartello, per esempio il derby. Milan-Inter, per farvi un esempio, verranno giocate con una partita secca di 15 minuti a PES. Ovviamente, Parma e Juve, sapete chi tiene uno, chi tiene l'altra. Le altre ce le giocheremo a dadi, non lo so, però non importa, è semplicemente una simulazione. Allora, per divertirsi. Detto questo, quindi da domani alle ore 6, in questo caso, perché è una domenica, quindi c'è tutta la giornata per potersela guardare, diciamo così, dura 15 minuti, troverete Salernitana Parma e a seguire la prima di campionato della Juve, eccetera, eccetera. Tengo a precisare anche che non tutte le partite del Parma, in particolar modo, potranno essere giocate perché, per esempio, Parma-Bari, nella patch che ho installato io sulla PS5, il Bari non c'è. Questo perché mettendo il Bari mi va a togliere altre squadre molto importanti, magari di Serie A o di Serie B. Insomma, sono patch vecchie, di anno e mezzo, aggiornate ai giorni nostri, ma è veramente un casino. Ci ho già perso tanto tempo, tante ore e più di un tanto non si riesce a fare. Quindi ho incluso tutte quelle che ritenevo opportuno e non avevo problemi di includere, altre purtroppo non ci sono. Quindi match di Serie A della Juventus, problemi zero. Il match del Parma non li vedrete tutti, però tutti quelli che sarà possibile fare li faremo. Oltre, ovviamente, come detto, alle partite di cartello, Milan-Inter, Juventus-Inter, eccetera, eccetera. Napoli-Juventus, ecco, Lazio-Roma, Roma-Lazio, stessa cosa. Comunque, detto questo, questa era la prima novità che volevo dirvi. La seconda novità è che a partire da venerdì 12 agosto alle ore 20:45 farò la prima live di una partita del Parma, in senso live, in senso di proprio radiocronaca della partita. Ovviamente sarà una radiocronaca alla buona, nel senso non sono un telecronista professionista, assolutamente conosco a malapena i giocatori del Parma, però ecco, una cosa alla buona, per vivere la partita insieme, diciamo, ci scapperà sicuramente qualche battuta, verrà commentata la partita, bene o male, chi non la vede potrà rendersi conto di come stanno giocando le squadre, in particolare come sta giocando il Parma, e quindi niente, questa per me è un'esperienza ovviamente nuovissima, mai fatta in vita mia, però anche solo per provarla ho deciso di, diciamo, di fare questa cosa. Starà a voi poi dopo vedere se vi piace o no. In ogni caso, non so se questa cosa avrà un futuro o no, ma così è. E quindi vi aspetto per chi ci sarà venerdì 12 agosto alle ore 20:45 per Parma Bari. Ovviamente non mi aspetto chissà quante persone durante questa live, potrei essere anche da solo, per il semplice fatto che sì, saremo tot iscritti, tanti, ma non so, assolutamente non so quante persone siano della provincia o comunque tifino Parma. Probabilmente magari ce n'è uno o due. Tenete presente che gli iscritti possono essere olandesi, tedeschi, australiani, cinesi. Quindi è ovvio che se va bene, magari ci saranno due o tre persone che tifano Parma. Poi bisogna vedere di queste quante possono essere interessate a seguire una telecronaca o comunque racconto della partita da parte mia. Quindi non mi aspetto veramente che ci siano tante persone in live, magari anche nessuno. Però, ripeto, per me è il divertimento di provare questa cosa. Dopodiché, poi sarà possibile vederla registrata dopo come video normale, on demand, e quindi chi vorrà se la guarderà e si farà due risate dopo. Ecco.
anche vedendo i risultati che potrò avere nel fare questa cosa. Però va bene, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, specialmente se conoscete qualcuno che tifa Parma, fatelo iscrivere. Appunto, perché mi piacerebbe trovarlo anche in live e comunque perché in questo canale ci sono molti, molti contenuti ovviamente riferiti al Parma e alla Juventus. Poi dopo è chiaro che qualcuno è iscritto anche semplicemente per vedere me il delo dace di santa ragione, tra virgolette, ovviamente nel mondo del calcio digitale e diciamo fa qualche battuta, qualche urlo disumano e via. Quindi grazie a tutti per il vostro supporto e alla prossima occasione. Ciao!